L'inaugurazione di un asilo, per questo sono in ritardo, stanno arrivando. Sì, sì, ma c'è l'istituzione, siamo in 20, siamo venuti forse un po' troppo. Solo fare dei complimenti, perché finalmente si fanno le cose. Ma qui siamo in Emilia, quindi le cose si fanno. Dai. Arriva, arriva la liberazione, evviva, evviva, intanto buongiorno a tutti, benvenuti a tutti e mi scuso del ritardo con cui sono arrivato, ma avevo un altro impegno a Mortizuole dove abbiamo inaugurato la materna parrocchiale e quindi un impegno importante anche in quel caso. Quindi la ricostruzione doveva essere anche l'occasione per migliorare i servizi e la qualità delle strutture che avevamo, sia in sicurezza ma anche in capacità di dare risposta alle esigenze delle popolazioni. A quel punto l'amministrazione ha deciso che non solo di rifare la scuola dopo che era stata gravemente danneggiata, ma anche di rifare una palestra. Perché abbiamo ricostruito in modo che ogni scuola abbia la propria palestra. E questo credo che in Italia non ce ne siano tantissime delle comunità infatti, che hanno l'occasione della ricostruzione. Noi è un orgoglio vederla realizzata. Ma immagino, e ci fa molto piacere. Immagino. Ed è stata anche un'occasione di lavoro per lavorare insieme. Seconda volta che il movimento fa una donazione qui a Mirandola. Questa è stata una grandissima occasione per dimostrare anche che le forze politiche possono diventare la prima forza politica del paese anche senza rimborsi elettorali e soprattutto senza troppe donazioni private. Noi avevamo raccolto 700.000 euro nel 2013 per la campagna elettorale, ne sono avanzati 400.000 e grazie anche a quella donazione oggi si realizza questa palestra. Abbiamo fatto i complimenti all'amministrazione che ha gestito la costruzione di questa struttura e per noi è un orgoglio sapere che le donazioni dei cittadini che dovevano andare in un tour elettorale invece finiscono in una palestra che servirà alle scuole di tutto il quartiere, quindi per noi questa è l'ulteriore conferma che in Italia non servono i soldi per fare politica, serve dedizione e serve tantissima passione. Questa è già la seconda volta che Beppe Grillo viene qui a inaugurare una struttura, sembra che sia Grillo che il Movimento 5 Stelle si sia innamorato della bassa. può essere, adesso glielo chiederò. No, diciamo che in questa palestra è nata grazie sicuramente a un contributo altissimo del comune di Mirandola e di altre associazioni, ma anche grazie a 420.000 euro che ha donato il Movimento 5 Stelle, cioè i restanti della campagna, la vecchia campagna elettorale del 2013, soldi che non avevamo usato, che avevano donato i cittadini con piccole donazioni, 5, 10, 20 euro, e allora invece che usarli magari per attaccare dei cartelloni giganti sul referendum come sta facendo il PD, noi abbiamo donato quasi mezzo milione per ricostruire la palestra di Mirandola. Sono molto soddisfatto, primo perché la palestra è stata costruita e mi sembra una palestra straordinaria, mi hanno spiegato che c'è riscaldamento al pavimento, che è tutto chiaramente antisismico con dei pannelli fotovoltaici, quindi meraviglioso anche come abbiamo chiesto da un punto di vista di sostenibilità. E poi è bello pensare che in Italia esiste un movimento politico nel quale tu fai una campagna elettorale e ciò che avanza viene donato a progetti pubblici senza alcun tipo di scopo elettorale. Questo è un cambio culturale, donarli al sindaco tra virgolette del PD per usarli per il bene pubblico. È meraviglioso, è proprio un cambio culturale della strada che dobbiamo seguire per fare tutto sempre. Siamo contenti che sia andato in un progetto ovviamente per la ricostruzione, per noi siamo molto orgogliosi a livello territoriale, soprattutto in un progetto di sport che non solo ovviamente riavvia le attività, la formazione, l'educazione, la cultura dello sport sul territorio, ma dà anche una nuova speranza a questi giovani che crescono appunto in un territorio che ha subito una grave disgrazia come il terremoto. E quindi è molto importante, a criterio di alta efficienza energetica come avevamo chiesto, è una struttura molto bella e quindi siamo molto orgogliosi. Oggi è un giorno di festa e Emilia-Romagna ha ricevuto un danno soprattutto economico rispetto al terremoto dell'Aquila, il terremoto del centro Italia che ha dato un contributo di vittime maggiore, però ovviamente è una ricostruzione che dal punto di vista nostro non abbiamo mai fatto mancare le critiche perché dopo 4 anni appunto ancora migliaia di imprese devono vedere un soldo di contributo, alcune hanno delocalizzato hanno chiuso
ci sono ancora 8.000 persone che attendono la ricostruzione della propria casa inagibile, il 30% delle strutture pubbliche è stato completato, quindi siamo ancora molto molto indietro e ci aspettavamo sicuramente un controllo maggiore anche dal punto di vista della legalità, visto che l'Ndrangheta ha lavorato nei cantieri della ricostruzione. Detto questo però è ovvio che tutte le esperienze, come siamo stati ieri quindi nel pomeriggio alla partenza dei lavori del Galilei di Mirandola, oggi siamo qui sempre a Mirandola a inaugurare questa palestra, sono tutti momenti di festa che ci fanno ovviamente stare insieme indipendentemente dai colori politici, indipendentemente dalle critiche che devono essere fatte secondo noi, perché è il nostro dovere di opposizione, ma deve essere fatto anche tanto appunto per questo territorio. Quindi è ovvio che oggi è un giorno di festa e i nostri punti, le nostre critiche lo faremo sempre, credo che siano critiche costruttive perché non vogliamo far calare ancora una volta i riflettori sul territorio e sui nostri cittadini terremotati.